Registrazione è partita. Già è Sì. partita, Presidente. Ok. E allora, dottoressa Lobocchiaro, possiamo procedere? Sono le 10:33. Sì. Chiamiamo l'appello. Constatiamo la presenza del numero legale chiamando l'appello. Armetta. Presenta. Costantino. Costantino. Costantino era presente, ma al momento assente. Proceda. Cusimano. Presente. Fiore. Presente. Galioto. Galioto. Assente. Gagliotto assente. Ottuso. Assente. Assente. Megna. Presente. Buongiorno a tutti. Ciao Buongiorno. Rosella. Uma. Assente. Uma assente. Uma assente. Sandovalle. Presente. Scaffidi. Presente. È constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori Sandovaldi, Cusimano, Megna. Esito. Sei presente, sei Sei favorevole. presente, sei favorevoli. Ok, grazie per la collaborazione. E allora facciamo una cosa. Ieri cercherò di avere, diciamo, come dire, dare sintesi a questa mia comunicazione, in modo tale che poi passiamo alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, riguardanti aspetti che avevamo accantonato dall'espressione di parere alle proposte di delibera assunta agli atti, quindi c'è materiale all'interno dell'ordine del giorno. E allora, ieri mi sono preoccupato di scendere io, unitamente alla dottoressa Lobocchiaro, di recarci presso i locali della settima circoscrizione, in modo tale che si potessero già esperire le prime pratiche. Dottoressa Lobocchiaro, rilevo la presenza di Gottuso in Galeotto. questo momento, quindi sono le 10:35 e di Galioto. Ciao Gattuso e ciao Galioto. 10:35 Gattuso e Galioto. Ok, dicevo questo, ieri ci siamo recati presso i locali della settima circoscrizione e si è dato già adito a firmare un elenco di 30 pratiche. 30 pratiche e altre ancora firmeremo già la prossima settimana. E allora vi faccio una ricognizione di quello che sono lo status, diciamo, lo stato delle pratiche di maternità e tre figli minori ad oggi. Allora, nell'anno 2019, ok, due tre pratiche rimangono sospese in attesa di essere, diciamo, evase, quindi un numero irrilevante, verranno convocati, probabilmente ci sono delle situazioni da chiarire. Anno 2000, 2020, anno 2020, lo stato delle pratiche, così per fare uno screening di quello che sono di quello che è il corso d'opera, in corso d'opera l'istruttoria, diciamo, di una pratica. Ecco, la prima fase. Rilevo la presenza del consigliere Puma, scusate questo intercalare, ma è necessario, del vicepresidente Costantino, alle ore 10:36, quindi Puma e Costantino. Scrutatori, confermate? Confermo, Presidente, confermo. Confermo, Presidente, confermo. Perfetto. Allora, ricomincio. Ieri abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo avuto così siamo scesi sia io che la dottoressa Lobocchiaro presso la sede circoscrizionale. Si sono definite già, sono state poste alla firma. La dottoressa Lobocchiaro poc'anzi informava che sono in procinto di essere consegnate al dottore Brucato 30 pratiche. Quindi queste 30 pratiche verranno, diciamo, come dire, evase già in tempi brevissimi. No, Io no, però ho voluto. Presidente, mi scusi, Dottoressa Presidente, Lobocchiaro, mi corregga se sbaglio. le 30 pratiche domani mattina alle 8:30 sono già all'INPS. Ok, quindi già in fase Le di 30 liquidazione. pratiche sono Perfetto. già pronte per la liquidazione. Domani Ancora. mattina alle 8:30 sono già trasmesse Ok, all'INPS. quindi ancora più rassicurante la cosa. Quindi dicevo, anno 2019, al ritroso ci sono due o tre pratiche
sospese in attesa di essere evase, quindi un numero irrilevante, diciamo. Anno 2020, l'iter, dicevo, procedurale, vede queste pratiche passare in una prima fase istruttoria, lei mi corregga se sbaglio, dottoressa Lobocchiaro, una prima fase istruttoria, subito viene effettuata la verifica anagrafica, successivamente si passa alla verifica dell'ISEE e poi al sistema SISTER e calcoli, ok? L'impegno che già ho posto in essere con i collaboratori, a cui vanno i miei elogi per il modo e per la costanza e la dedizione che mettono, diciamo, nel loro lavoro, essendo anche i numeri, diciamo, ridotti tra part-time e quant'altro, vede già la prossima settimana caricare altre 30 più 30 pratiche, quindi 30 pratiche di maternità, perché il sistema a quanto pare in camera 30 pratiche di maternità e 30 pratiche di tre figli minori. Allora, la prossima settimana verranno soddisfatte altre 60 pratiche. L'obiettivo mio, concordato anche con la dottoressa Lobocchiaro, è darci un appuntamento tra mercoledì e martedì della prossima settimana, firmare questo ulteriore elenco e farlo partire. Io direi, dottoressa Lobocchiaro, di monitorare questa situazione e di darci sempre un aggiornamento di settimana in settimana, in modo tale che possiamo dare celerità a questo tipo di azione. E allora, ho avuto modo. Io confermo, signor Presidente, sì, e questo è già quello che avevamo iniziato, tant'è che ieri le pratiche sono partite, perché già il lavoro a monte era stato fatto, e quindi sono partite per questo motivo. Comunque, dico, cerchiamo ogni settimana di evadere circa 60 pratiche. Ok, altra cosa che mi sembra opportuno delineare. Io ho avuto sempre un rapporto, diciamo, come dire, idilliaco con i dipendenti della sede, e devo dire gli sforzi che facevano in tempi non sospetti e che continuano a fare ad oggi non sono indifferenti. Anzi, oggi, con lo smart working, quindi il lavoro agile lo è sotto certi profili, ma sotto altri profili sono lavori di aggravio, perché non ci sono più fasce orarie. Lo dico personalmente, lo dico anche sostituendomi e cercando di capire quelle che sono i continui contatti che loro devono mantenere anche fuori gli orari di servizio, per sistemi di chiamate che arrivano, i telefoni sono attivi, ho avuto conferma di questo, e il telefono che risponde, possiamo dire, non H24, ma anche fuori gli orari di servizio, il 740 94 23 091 740 94 23. Io fornivo pure il 24 l'altro giorno, se ricordavate, e quindi questo mi sembrava dovuto dirlo, perché è così, ed è così che funziona. E puntualmente l'utente viene contattato telefonicamente, e qualora la pratica avesse, diciamo, manifestasse dei problemi a livello di integrazione o comunque di firma o quant'altro, quindi anche riconducibile alla firma, il cliente viene contattato telefonicamente, e ripeto, anche fuori dagli orari di servizio, o tramite email. Dopodiché, dicevo, c'è la fase finale che riguarda la pratica, che è il controllo del sistema SISTER e calcoli, e l'acquisizione quindi alla piattaforma INPS. La piattaforma INPS, che, come diceva ieri la dottoressa Lobocchiaro, deve essere un soggetto autorizzato dall'INPS alla trasmissione delle pratiche, che oggi si configura in una unità lavorativa, ma è auspicabile, avrebbe potuto essere fatto pure prima, ma dico, il mio intento è che si attivi questa ulteriore procedura, che qualche altro soggetto venga abilitato, in modo tale che si possa dare adito, diciamo, come dire, ad un portare a compimento e soddisfare quanto più pratiche possibili. Altra cosa. Presidente, lo informo che l'INPS tra non molto darà anche l'altra password, perché Benissimo. È da più di un mese che noi continuiamo a chiederla. Quindi questo che dice lei sarà
sicuramente attuato. Lei lo può dare. Vede, lei mi dà due comunicazioni che rendono felice me e sicuramente renderanno felici i consiglieri che ieri hanno sottoposto il problema, giusto per avere chiarimenti su situazione e su incombenze che poi gravavano anche su noi sotto il profilo politico e rappresentativo dal punto di vista istituzionale nel territorio. Dopodiché c'è un'ulteriore incombenza. L'ulteriore incombenza è la cosiddetta piattaforma GEPI. E allora, un carico di lavoro a carico di lavoro che già i dipendenti a cui i dipendenti devono sobbarcare, che vede in tre soggetti portare avanti, se non mi sbaglio, 30 pratiche, da 30 a 40 pratiche a settimana, e lì c'è un po' di arretrato che vede il controllo sui redditi di cittadinanza, e quindi un controllo, uno screening sul diciamo, come dire, eventuali irregolarità, eventuali defaillance, eventuali incongruenze rilevate da soggetti, quindi c'è un accertamento non indifferente di responsabilità nel ruolo che ognuno di loro deve esercitare per i redditi di cittadinanza. Quindi incombenza all'incombenza. Questo tipo di servizio che i dipendenti devono svolgere e che svolgono, ripeto, porta dell'arretrato proprio in virtù del fatto che già di per sé il numero di soggetti di risorse umane risulta essere, diciamo, come dire, non conforme a quelle che sono le pratiche da dover portare avanti. Però, ripeto, l'impegno, il sacrificio, la dedizione da parte dei dipendenti in un sistema di collaborazione devono vedere tutti noi unite per centrare un obiettivo non senza affanni e non senza criticità, quello che, di cui ieri parlavo. Affanni e criticità che si aggiungono, e questa è una nota che è pervenuta adesso, che vi leggo e ve la inquadro, scusate. Presidente, la leggeremo tutti assieme. Lei nel frattempo, se vuole intervenire, può farlo, dottoressa. Io sto cercando un'altra la nota, prego. Io solo una cosa, per questo fatto che ha detto lei di GEPE, volevo dire che già avevo fatto una richiesta, siccome queste pratiche vengono mandate dal Ministero, ma vengono divise a tutte le circoscrizioni. Io ho già fatto una richiesta di non sovraccaricare la nostra circoscrizione con queste cose di GEPE, ma che vengano distribuite un pochino in più alle altre circoscrizioni, visto che noi abbiamo mantenuto, diciamo, ne abbiamo fatte di più in questo periodo. E perché? Perché io vorrei che ci dedicassimo esclusivamente e che il gruppo si dedicasse esclusivamente a smaltire entro 20 giorni, entro un mese, tutte le pratiche di maternità. Se voi confermate questo e mi date pure questo supporto da parte vostra, io farò una lettera al dirigente spiegando questi motivi. Quindi chiedo pure il vostro supporto. Dottoressa, io su questo punto devo dissentire, perché se, ecco, è una sorta di liberatoria che le viene concessa da parte del coordinamento, bene. Ma se è un servizio che comunque va ottemperato, va fatto sia l'uno che l'altro. Dico, tranne che il coordinamento non abbia questa sensibilità che noi più volte abbiamo sottolineato e sollecitato sul fatto della mancanza di risorse umane. Vado avanti, arrivata questa, la vedete questa nota? Sì, la vediamo. La vedete tutti i consiglieri? Sì, dico presidente, sì. Ok, sì. Perfetto, allora ve la leggo. È arrivata stamattina da parte della segreteria di staff del settore partecipazione istituzionale. Leggiamolo assieme. Si chiede a ciascun responsabile di UO, direzione organo istituzionale, UO sportello polifunzionale, UO postazione decentrata, di valutare le attività che potranno essere rese di presenza ad attivazione della seconda fase e nello specifico di comunicare direttamente all'email del dottore Conigliaro se potrà essere resa per intero la prestazione indifferibile ed urgente di presenza, ovvero indicare con quali limitazioni di giorni e di personale. Di seguito le attività che potrebbero essere previste nella fase 2 e quella fase che stiamo gestendo dal punto di vista emergenziale in materia, diciamo, di Covid, con prestazione indifferibile da rendere di presenza. Allora,
Andiamo per settori e per ambiti. Postazioni decentrate. I responsabili delle postazioni decentrate di Piazza Marina, Capinere, Brancaccio, Mezzo Morriale, Tricomi, Bocca di Falco, Borgonuovo, Noce, Resuttana, San Giovanni Apostolo, Pallavicino, Monte Pellegrino, organizzeranno le attività di anagrafe di stato civile, rendendo i servizi al pubblico nei casi urgenti e necessari, ivi compresi i rilasci delle carte d'identità, privilegiando le attività che non possono essere prestate a distanza ed incentivando l'uso degli strumenti informatici. Questo vale per le postazioni decentrate. Per gli sportelli polifunzionali, i responsabili degli sportelli avranno cura di organizzare le attività di competenza nei casi urgenti e necessari, privilegiando le attività che non possono essere prestate a distanza ed incentivando l'uso di strumenti informatici. Si occuperanno altresì delle pratiche degli aiuti alimentari, chiedendo al webmaster l'accesso alla piattaforma dedicata. Mi fermo qui per poi leggere l'altro punto che riguarda noi, sia l'uno, questo nello specifico, sia l'altro, riguardano noi in prima persona. Ecco, questo punto nella parte finale dice: si occuperanno delle pratiche degli aiuti alimentari chiedendo al webmaster l'accesso alla piattaforma dedicata. Quindi ulteriore aggravio ha già lavoro che viene espletato dagli sportelli polifunzionali riguarderebbe, domani lo chiederemo all'assessore Mattina, l'accesso alla piattaforma che consente di entrare nel merito, mi sembra di capire, delle fasi relative al respinto della pratica riguardiva il buoni pasto, o se la pratica è soddisfatta, in che termini, in che importi, quando a decorrere dal. Quindi è di certo un servizio importante, che però, ribadisco, è un servizio che, se dovrà essere espletato dallo sportello così come viene menzionato qui, capite un po' quello che è l'orientamento dell'amministrazione, che ogni servizio va fatto, che ogni servizio va decentrato, ma sempre con lo stesso numero di unità lavorative, che non è così, perché a fronte di un servizio, secondo me, l'analisi che l'amministrazione deve fare è di incrementare le unità lavorative, perché così non si arriva a nulla e a nessun dunque. Di definitivo. Direzione organi istituzionali. I responsabili delle UO avranno cura di organizzare le attività di competenza con riferimento all'assistenza agli organi istituzionali, richiamando l'articolo 1, lettera T del DPCM 26 aprile del 2020, il quale dispone che sono adottate in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni in modalità di collegamento da remoto, le sedute di consigli e di commissione delle circoscrizioni si svolgeranno in videoconferenza. Questo per togliere ogni dubbio, ogni prospettiva che vedeva ognuno di noi scendere nei luoghi per poter meglio esercitare ed avere un contatto fisico, diciamo, nella sede istituzionale. Purtroppo devo rilevare in questo punto che prenderà margine e tempo, diciamo, di azione. Questo era giusto che vi leggessi questo tipo di comunicazione che è arrivata stamattina. Questo ci fa capire un po' la dimensione di quello che dobbiamo affrontare, delle situazioni che dobbiamo affrontare con le criticità e con quello che ho finito, diciamo, di dirvi. Quindi non voglio aggiungere altro, perché voglio dare corso, diciamo, all'ordine del giorno e cercare di smaltire quanto più pratiche possibili. Però vedo iscritti a parlare sia il Costantino, vicepresidente, e sia Gottuso. Prego, vicepresidente, può seguire Gottuso. Sì, presidente, buongiorno a tutti. Tengo a precisare, appunto, per fare un tuffo al passato nella seduta di ieri, non sento bene, sento... Allora, okay. se chiudete l'audio, tutti coloro i quali lo hanno aperto, agevoliamo. Okay. Tengo a precisare, appunto, per fare un tuffo al passato nella seduta di ieri, intanto che i vari dipendenti svolgono in modo encomiabile il proprio lavoro, così come ognuno di noi presenti in questa videoconferenza. Appunto, per non lasciare nessun sospetto, voglio ribadire questo.
Dopo di che, dopo la seduta di ieri, anche in mattinata, anche oggi, ho avuto modo di sentire gli impiegati, di informarmi e chiedere rispetto alle informazioni ricevute anche ieri dalla dottoressa, diciamo di tutto quello che si è discusso, e ho posto anche delle domande appunto per capire i dipendenti e ho preso degli appunti appunto per non sbagliare, così come mi è stato riferito, appunto per mettere a conoscenza a tutto il consiglio e capire giorno dopo giorno, perché lo farò anche in seguito, di monitorare e capire se ci sono delle cose che non vanno. Allora, ho preso appunto degli appunti, come dicevo, per non sbagliare. Le pratiche di maternità e terzo figlio non sono state pagate, mi riferiscono, perché un solo dipendente ha la password ed era in malattia prima del Covid, quindi è la signora Rosanna Di Leo. È stata richiesta la password, la nuova password per l'istruttore Rossella Matranga, che però non l'ha ancora ricevuta. E quindi anche se è stata in 104, parlo della signora Matranga, non avrebbe comunque potuto far nulla lo stesso, perché non aveva ricevuto la password. Si poteva richiedere subito, magari a nome, non lo so, io questo lo sto ipotizzando, magari potevamo chiederla a nome del dirigente, non lo so. Comunque il fatto è che non è È arrivata la nuova password e non è colpa chiaramente del dirigente, ma perché non arriva questa password? Sicuramente magari avremo modo di chiederlo anche al dottore Brucato, perché a quanto pare è stata richiesta da più di un mese, ma la password non ne arriva. E questo è uno dei motivi perché vengono fatte 30 pratiche, per esempio, al giorno, perché non ci sono altre password. Due, il telefono squilla dalle 9 alle 18 e anche il sabato i colleghi, diciamo, tutti i colleghi, quindi tutto il personale che è preposto a questo, al ricevimento delle chiamate rispondono in continuazione, anche in orari non lavorativi, talvolta anche sabato, però dico, danno questo servizio anche. Si deve dire in modo encomiabile. Il personale scarica le mail che arrivano, e questo voglio chiarirlo perché ieri magari si diceva, magari loro non chiamano alle persone che presentano le istanze, in realtà non li chiamano in alcuni casi perché non riescono ad aprire la mail laddove c'è il numero di telefono, perché il personale scarica le mail che arrivano, le fanno protocollare nel caso in cui la pratica fosse priva di qualche documento o non si visualizza correttamente, contattano gli utenti con i loro cellulari personali, che fino a pomeriggio inoltrato li invitano a integrare le istanze con i documenti mancanti. Chiaramente questo quando riescono ad aprire e a trovare il numero di telefono. Quando non si trova, è chiaro che sono impossibilitati a chiamarli. Ecco la preoccupazione dell'apertura della mail o meno. Quando non riescono, non riescono. E quindi per questo non è meglio chiarire il fatto di ieri che si diceva, magari non vengono contattati gli utenti, non vengono contattati solo nel caso in cui la mail non si riesce ad aprire, non si trovi il recapito telefonico. Quindi chiaramente questa è una mia considerazione. Poi collaboratori e istruttori part-time, con l'avvento dell'emergenza Covid, fanno il doppio turno full-time, a volte lavorano dalle 8:30 alle 19:30. Quindi chiaramente su questo bisogna soltanto elogiarli e chiaramente deve essere lontano da tutti, anzi il pensiero di screditarli. Io volevo soltanto dire questo e chiaramente mi terrò costantemente aggiornato con il personale, come ho sempre fatto, per monitorare il funzionamento degli uffici tutti nel solo interesse della circoscrizione e del bene dei cittadini. Grazie consigliere, Cottusa ha facoltà di intervenire. Cottuso? Cottuso ha difficoltà di collegamento, non è la prima volta. Tra l'altro non lo vedo più visualizzato negli interventi, cioè non lo vedo, diciamo, collegato. Scusatori, se mi date conferma, così eventualmente lo verbalizziamo pure questo. Alle 10:57 non vedo visualizzato. Presidente, avrà problemi di Sì, ha connessione problemi di il connessione. consigliere Sì, Cottusa.
ha problemi di connessione, comunque non c'è, sì, non online. C'è. E allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... Presidente, sì, prego. Sì. Prego, prego. Dottoressa Megna, voleva intervenire? Sì, se è possibile, sì. Dovevo parlare con Dovalli prima, non so. Non lo so, ho sentito che si è accavallata. Fate una cosa, scrivete nella chat se volete intervenire, che mi agevola. Consigliere Megna, prego. Consigliere Megna, prego. Sì, Presidente, volevo dire una cosa, per quanto riguarda il fatto che sicuramente già si sta cercando di ovviare a questa problematica, sì. Però in realtà 30 pratiche a settimana non sono tantissime, perché dato che l'arretrato di 350 pratiche, dico, questo vuol dire che comunque ci vuole un bel po' di tempo prima che vengano evase tutte. E il sistema, che consigliere Megna, il sistema a quanto pare dà la possibilità di incamerare 30 pratiche di maternità e 30 pratiche di tre figli minori. Ok, quindi la password aggiuntiva. Con più password a quanto pare, mi corregga dottoressa Lobocchiano se sbaglio, con più password si supera questo impasso, e quindi cioè. Dico non si può cercare di certo. Dico certo, questo perché comunque non è che risolviamo, cioè sicuramente la situazione migliora, però ricordiamo che i disagi permangono per gli altri, per cui a questo punto si dovrebbe incentivare il possesso comunque della password da parte anche di altro personale. Altrimenti lo risolviamo ma in parte. Ricordiamoci sempre che siamo un'emergenza sanitaria, ma anche legata quindi a un'emergenza economica, quindi sono dei soldi che sono fondamentali per tante famiglie. Quindi il mio consiglio è di accelerare attraverso appunto la richiesta specifica alla dirigenza, al coordinamento, affinché venga la password, queste password vengano date a più soggetti, a più dipendenti del comune, o comunque, come avevo già detto ieri, affidando ad altre persone di altre circoscrizioni queste pratiche per alleggerire anche gli uffici della settima. Chiarissimo. Grazie, consigliere Megna, la sua linea di pensiero. Grazie, dottoressa Megna. Grazie a voi. Presidente, e Sandovalli? Prego, sì. Sandovalli. Allora, Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente? Sì, io sì, la sento benissimo. Ho problemi al computer, a quanto sì, sì. Allora, concordo quanto ha detto la collega Megna, perché con 30 pratiche a settimana si capisce bene che non si riesce a smaltire il lavoro arretrato. Quindi, Presidente, si faccia carico di parlare con il dottor Brucato affinché dia la possibilità con altre password di poter accedere, e anziché di farne 30 farne almeno una sessantina a settimana, quindi snellire in maniera abbastanza veloce il problema. Poi Presidente, è rientrato Gottuso, chiedo agli scrutatori di attenzionare questa situazione. È rientrato Gottuso alle 11.01, prego. Sì. Quindi sì. Dicevo pure in tutti i comuni siciliani, o quantomeno la maggior parte, stanno distribuendo le mascherine ai cittadini. Dico, ma noi come settima circoscrizione non si può fare una nota per farle distribuire anche alla settima circoscrizione, visto che c'è molta carenza nei punti vendita di queste mascherine, perché molti cittadini lamentano che non ancora oggi non riescono a trovare le mascherine, quindi era possibile avere anche la possibilità di farli pervenire a casa a tutti i cittadini della settima circoscrizione. Ovviamente io mi potrò fare carico di questo suggerimento. Prego, io parlo della settima, ma ovviamente era possibile tutta la città di Palermo. E su questo aspetto volevo chiedere se poteva essere più esplicito, avendo conoscenza della situazione, il consigliere Scafidi ci può dare qualche notizia in più sul
discorso mascherine. Consigliere Scafidi. Sì, Presidente, ecco. Quello che ho visto anche nei social sono state e sono già in distribuzione diverse migliaia di mascherine. Io ho visto anche in altri comuni a Capaci, ho visto a Capaci. Esatto. Okay. Ma anche il comune di Palermo, se non sbaglio, ha già iniziato la distribuzione di circa 10.000 mascherine. Ora, non so io nella calendarizzazione, nella tempistica, e questo sicuramente lei può chiedere. Sì, ok, va bene, grazie. Prego. Gottuso che è rientrato, darei subito la parola a lui. Prego, consigliere Gottuso. Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire alcune cose. Il riferimento innanzitutto alla lettera che le è pervenuta, che è appunto per quanto riguarda i dipendenti che adesso possono alcune UO possono, diciamo, incominciare a lavorare anche lì in circoscrizione secondo le disposizioni che loro hanno dato in quella lettera, che le ha letto, e cozza con il fatto se sono state messe a disposizione dei dipendenti che andranno a lavorare lì in circoscrizione tutte le misure di sicurezza, ovvero quello che noi chiediamo come che abbiamo chiesto in quella mozione che ancora comunque non l'abbiamo votata, quella del plexiglass che va a dividere delle mascherine, la sanificazione e quant'altro. Questa è una delle cose che si può chiedere ai dipendenti: andate a lavorare lì così senza le eventuali attrezzature. Io poi non avevo alcun dubbio sul fatto che praticamente i dipendenti della circoscrizione, così come fanno adesso e così come hanno fatto sempre pure in passato, sono stati sempre rigidi al dovere e si sono sempre preoccupati di portare avanti e di espletare quelli che sono i servizi, in particolare sia quelli della maternità, sia quelli dello stato civile, dell'anagrafe, nonché i tre figli e quant'altro. Sotto questo aspetto non avevo assolutamente dubbio, così mi è sembrata assolutamente strana e pretestuosa anche, diciamo, la discussione di ieri nei confronti della dottoressa Lobocchiaro, che quasi appunto per riuscire ad far sì che queste pratiche venissero espletate si doveva necessariamente recare sul posto. Io non voglio fare polemica con nessuno, non faccio il sindacalista, però voglio ricordare a tutti che praticamente c'è una distinzione tra indirizzo politico, quindi tra l'azione politica e l'azione gestionale, quindi tra la politica e la pubblica amministrazione c'è stata una questa divisione dal lontano 1993. Ora, quando non va il servizio, per carità, il consigliere è assolutamente legittimo che il consigliere nell'andare a sollevare il problema investe il presidente, che è il soggetto, o il presidente o il consiglio, che è il soggetto che è predisposto a dare quell'input, quell'impulso, così come prevede l'articolo 20 del regolamento per il licenziamento. Pertanto volevo praticamente dire di dividere, di stare attenti a far sì che le attenzioni che devono essere poste nella gestione dei servizi non sono legate ai consiglieri, ma sono legate al personale. Il personale che non dipende dai consiglieri, ma che dipende da una struttura amministrativa che ha il suo dirigente. Quindi non dobbiamo fare questo tipo di confusione. È una cosa che tenevo a dire, che per far sì che in futuro non si vengano a realizzare situazioni come quella che si è verificata ieri con la soppressa Lobocchiaro, che sembrava quasi messa sul banco degli imputati, quando
non lo era assolutamente. Questo io volevo dire e volevo ribadirlo, lo volevo dire ieri, ma poi ieri ho avuto problemi che non ho avuto la possibilità di dirlo. Volevo risollecitare il discorso del, e di quant'altro è necessario per poter andare a riprendere l'attività, così come dice l'ultima lettera che è arrivata, dell'attività dei funzionari, dei dipendenti presso la circoscrizione. Però ci devono andare e devono essere sicuri di non ammalarsi. Ecco perché sotto questo aspetto voglio essere piuttosto chiaro. Ci sono altri interventi? Io voglio rispondere a Gottuso e poi diciamo non... Qua nessuno ha voluto ieri, e questa la do come mia interpretazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni del Presidente c'è anche un vigilare sul corretto svolgimento delle attività amministrative e dei servizi della circoscrizione. Ora, se ieri è stato colto un malessere, sicuramente ieri, e grazie a ieri, lo voglio dire al di là del... che se oggi si è portato avanti un compimento di un'azione che probabilmente già era programmata, ma che ha trovato concretezza, vedi caso, nella giornata di ieri. Quindi noi continueremo a farlo, avendo anche il rispetto dei ruoli, sicuramente, ma essendo vigili su un'amministrazione, su un'attività amministrativa che possa essere, secondo i principi e i criteri a cui la stessa deve ispirarsi, di attività amministrativa funzionale e attività amministrativa svolta, diciamo, nei criteri di legittimità all'azione e di un'azione che deve essere comunque l'attuazione di un programma di consiglio nell'ambito di una politica che deve comunque vigilare, che è quello che facciamo nel quotidiano, e di uno scorporare quello che è nei ruoli e nell'esercizio delle proprie funzioni l'attività in essere. Quella politica è quella da un lato e quella amministrativa dall'altro, quindi nessuna volontà esplicita di attaccare la dottoressa Lobocchiaro, l'ho puntualizzato ieri e lo ribadisco adesso, ma sicuramente uno sprone sempre a fare di più e a fare a favore della gente e di un'azione propulsiva nel territorio e nell'esercizio di un'attività amministrativa che trovi soddisfacimento in quegli obiettivi che tutti noi ci diamo. Quindi io passerei, se non ci sono altri interventi, si era scritto, vicepresidente, vi chiedo sintesi perché volevo passare, volevo togliermi l'espressione di parere, diciamo, volevo trattare l'espressione di parere. Vicepresidente, prego, il secondo giro di interventi, prego. Sì, presidente, io sono pienamente d'accordo a quello che lei ha detto, nessuno ha messo sul tavolo, almeno per quanto mi riguarda, degli imputati la dottoressa Lobocchiaro, con la quale ieri già ci siamo sentiti, l'ho precisato più volte che non era addossare a lei le responsabilità. Con la dottoressa ci siamo sentiti anche ieri telefonicamente, può anche concordare. Io parlo per il mio intervento, non parlo chiaramente per gli interventi degli altri. Noi abbiamo solo il dovere di vigilare, è chiaro, mi pare che anche ieri dicevo a lei, chiaramente lei non può andare a mettere la firma su un atto amministrativo, se lei si ricorderà bene, presidente, ma è il nostro ruolo, quello politico è quello di vigilare affinché tutto vada bene. Infatti ci siamo resi conto, appunto, visto, come lei diceva bene poc'anzi, lo sprono, appunto quello era l'intento, lo sprono fu quello di, anche nella giornata di ieri, cercare di trovare una soluzione che poi questo è stato fatto nell'immediato. Nella giornata di ieri abbiamo trovato, diciamo, abbiamo avanzato già circa 30 pratiche, ed è quello che tutti noi, almeno ribadisco per l'intervento che ho fatto io, auspichiamo, così anche nel futuro. Noi non siamo deputati chiaramente a svolgere atti amministrativi, ma di vigilanza certamente sì, e ribadisco che nessuno ha voluto mettere sul tavolo degli imputati la dottoressa Lobocchiaro, ma soltanto spronare tutta la macchina affinché possa correggersi in alcune cose che non vanno. Grazie vicepresidente. Consigliere Puma.
Consigliere Puma. Sì, Presidente, io sono d'accordo con tutti gli interventi che ho sentito. Dice, ma come si fa a essere d'accordo con tutti gli interventi se alcuni sono contrastanti? Io ho cercato di capire qualche cosa e lo faccio a modo mio, dico, non sono un luminare, però mi pongo alcuni interrogativi. Il nostro ruolo è quello di vigilare. Se nel vigilare siamo stati da sprone, evidentemente, caro Presidente, c'era chi aveva la necessità di essere stonato. Quindi è bello, è chiaro, semplice e lampante che noi le cose ce le diciamo per come sono. Io capisco la difficoltà del momento, capisco l'emergenza, capisco lo smart working che è una cosa, diciamo, molto fastidiosa e fallimentare, perché la linea cade costantemente, forse dovremmo noi decuplicare le antenne perché giustamente siamo tutti lì, specie nelle ore mattutine, ragazzi di scuola, ragazzi che studiano, familiari che sono in smart working, dico, c'è il mondo su internet, quindi diciamo la linea ha i suoi deficit. Quindi se lo sprone è necessario, si vede che c'è qualcuno che va spronato. Quindi allora noi dobbiamo essere da pungolo affinché le cose si facciano e bene. Benissimo avete sbloccato la situazione, bene dice la collega Megna, 30 pratiche al giorno, noi ci mettiamo un bel po' di tempo. Cerchiamo di farne 35 se ne possiamo fare 30, Presidente, perché diamo risposte serie e concrete. Grazie per la collaborazione. Considera che già, consigliere Puma, io ringrazio lei per il suo intervento, come sempre preciso e puntuale, lo dico con molta senza elogiandolo, diciamo, il suo intervento. L'obiettivo già per la prossima settimana è quello di scendere presso gli uffici, ci diamo questo appuntamento. Attenzione, io scendere lo dico come azione, se poi l'azione la dottoressa Lobocchiaro la può fare da casa, dico, io scendo, la dottoressa può starsene anche a casa, non è uno, diciamo, un invito a scendere con me perché la cosa si risolve, assolutamente, dico, voglio anche scardinare questo tipo di ragionamento. L'obiettivo per la prossima settimana è 60 pratiche, non 30, 30 di maternità e 30 di tre figli minori, incrementando, vediamo eventualmente di studiare delle soluzioni, come diceva la dottoressa Megna, di inviare, se possiamo, se riusciamo, diciamo, a dare un imprinting diverso, anche pratiche in altre circoscrizioni come è avvenuto in passato, in modo tale che andiamo ad accelerare questo iter di smaltimento di pratiche. E allora io, finite le comunicazioni, passerei, se siete d'accordo, alla trattazione dell'ordine del giorno, quindi l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sul decentramento. Scusi, posso fare un intervento? Sì, sì, la prossima volta se si iscrive è meglio, consigliere, però dico, lungi dal pensare di non darle parola, prego. Ora, Presidente, prego, io, per quanto riguarda il bonus affitto, sì, per le categorie meno abbienti, ovviamente, è stato collocato fino al 15 maggio. Io sapevo il 13, lo verifichi? 13, non lo so. Comunque, tra i documenti da allegare al bando c'è la copia conforme all'originale del contratto di affitto. Sì. Ora, la copia conforme all'originale è impossibile farla in circoscrizione perché giustamente rimandano tutti in Viale Lazio, ma in Viale Lazio è per cui io ho diverse persone che mi hanno chiesto che sono l'impossibilità di fare questa copia conforme originale. C'è un modulo che eventualmente è una dichiarazione sostitutiva che fa la persona stessa, un'autocertificazione sulla copia conforme originale. È possibile sapere se si può utilizzare questa autocertificazione su copia conforme originale o no? Presidente, si vuole informare in merito, far sapere qualcosa, perché dobbiamo dare le risposte alle persone che ci chiedono queste cose. Grazie. Prego, senz'altro. Io sì, lo farò. Ho avuto modo di constatare, di chiamare in merito a questo bando per integrazione all'affitto la dottoressa Pennisi, proprio nella fase embrionale, quando è uscito questo bando. La dottoressa Pennisi mi diceva che loro acquisiscono la pratica, ma senza entrare nel merito dei documenti acquisiti, perché il bando è dell'area infrastrutture regione siciliana, ok? Quindi quel dipartimento di là. Quindi, come vede, c'è una competenza che
mi deve spingere a chiedere in un ambito regionale sul tipo di acquisizione di un'eventuale autocertificazione. Vediamo se riesco a trovare i canali per poter soddisfare questa sua lecita, diciamo, richiesta e rivendicazione. Se ne è scritto a parlare il consigliere Cusimano. Consigliere Cusimano, prego. Sì, presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi. No, presidente, le volevo solo chiedere di monitorare queste richieste all'INPS, più che altro all'INPS, che sono state fatte per richiedere un ulteriore password, quindi un ulteriore account per la gestione di queste pratiche di maternità. Proprio perché 30 pratiche a settimana sono pochine, non si riesce velocemente a smaltirle. Quindi chiedo, come dire, un maggiore impegno da parte sua proprio per sollecitare questa azione da parte dell'INPS. Poi, non volendo parlare. Un attimo, ancora non ha finito il consigliere, prego. Poi, presidente, io non posso fare altro che ringraziarla per aver chiarito oggi in aula alcuni aspetti che della discussione di ieri. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto le volevo dire è questo. I lavoratori, che mi auguro che i lavoratori, se rientreranno, quindi gli impiegati del comune, se rientreranno negli uffici, che si prendano tutte le dovute accortezze proprio affinché lavorino in condizioni di massima sicurezza. Condivido. Il numero dei lavoratori secondo me dovrebbe essere contingentato e il comune, l'amministrazione comunale deve fornire i dispositivi di protezione individuale. Dico, mi sembra proprio il minimo. Secondo me non è necessario affrettare una procedura di rientro se non ci sono le condizioni ottimali. Questo è il mio pensiero. Condivido e mi allineo a questa linea di pensiero necessaria e indispensabile a tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti pubblici. Presidente, io non so cosa ha priorità, poi un'altra cosa che non c'entra con questi argomenti. L'espressione di parere, cioè sia l'espressione di parere che un prelievo di una mozione, quindi ci sono sì. No, vabbè, ora vediamo va bene, l'ordine dei lavori ora lo vado a determinare l'ordine dei lavori e sì. Allora la ringrazio a lei per la sua esposizione e voglio risponderle solo in una mia linea di pensiero. Il mio input e il mio sprone, come dicevo poc'anzi, dal punto di vista politico, ci sarà sempre, ok? Io, anzi ho dimenticato, scusatemi se non l'ho fatto prima, ma certe dinamiche con questo sistema di videoconferenza sfuggono, poi faccio mente locale, all'indomani faccio una ricognizione, diciamo, è un reset del pensiero. Chiappara Pietro, che è verbalizzatore, che ieri non era presente, per motivi insomma che farà afferire, si è dato comunque disponibile, perché io ieri l'ho contattato nel pomeriggio, gli ho mandato l'email e poi l'ho contattato unitamente agli uffici che hanno fatto la stessa cosa, ha manifestato, diciamo, il suo intento di procedere alla trascrizione del verbale odierno ascoltando la videoregistrazione di quello della giornata precedente, quindi piena disponibilità da parte del segretario verbalizzante a verbalizzare questi due a procedere alla verbalizzazione di queste due sedute. Una cosa, consigliere, nulla, e non è mio intento quello di togliere e di sostituirmi al loro amministrativa, l'azione amministrativa di cui si parlava poc'anzi. La dottoressa Labocchiaro probabilmente la vorrà aggiungere qualcosa, do parola a lei sul quesito da lei posto relativo al discorso delle password da parte dell'INPS, perché forse già aveva risposto la dottoressa Labocchiaro. Prego, dottoressa Labocchiaro. Allora, signori consiglieri, io intanto ringrazio
il consigliere Guttuso per l'intervento che ha fatto. Ringrazio il presidente, il vicepresidente e tutte, però volevo che si, dopo tutte le cose inaspite che si sono dette ieri, io volevo dire semplicemente una cosa: nessuno ha dormito, nessuno si è presa la cosa sotto gamba, assolutamente io e tutto il mio gruppo, e ci siamo adoperati per fare in modo che tutto questo non avvenisse. Abbiamo avuto giustamente tutti gli inconvenienti del personale che è mancato, che è andato in 104, che è andato in malattia, che è andato a causa del coronavirus. Ma nonostante tutto, da casa, e non c'era bisogno della presenza in ufficio, che poi sottolineo, questa presenza in ufficio è stata disposta non è che io non volevo andare in ufficio, io come tutti gli altri siamo stati messi in servizio legge e agile, quindi non c'è stata nessuna manchevolezza. Volevo semplicemente sottolineare, non per vanificare, come diceva il consigliere Puma poco fa, lo stimolo, assolutamente. Io volevo, se non lo voglio vanificare, è stato costruttivo, ho visto tutto il vostro interesse, però volevo dirvi che sinceramente non c'è stato nessuno del nostro gruppo, e difendo pure le ragazze che hanno lavorato da casa assieme a me e tutte, non c'è stato nessuna cosa che è stata trascurata. E se 30 pratiche sono partite, domani mattina alle 8:30 sono già messe in liquidazione all'INPS, è stato proprio per il lavoro che noi abbiamo fatto. Bravissima. Durante questo mese, che non abbiamo dormito durante questo mese. Poi una ultima cosa e chiudo. Volevo dirvi pure, rassicurarvi, che anche con una password, perché più di una non ne possono dare, cioè quelle dell'INPS possono essere più di una, ma il sister deve essere solo una per ogni circoscrizione. Ma nonostante questo, lavorano più persone con la stessa password in tempi diversi e lavorano più persone. Quindi vi voglio rassicurare che le pratiche non saranno 30 a settimane, ma saranno 60 a settimana. Perfetto, quello che ho detto poc'anzi, bravissimo. Per cui vi voglio rassicurare, anche con due password, anche se noi siamo in attesa che l'INPS ce ne dà un'altra, quella che c'è già viene adoperata da più persone, e quindi partiranno 60 pratiche a settimana, sono tutte 300 e qualcosa, quindi nel giro di un mese tutto sarà azzerato, cosa che secondo me, e se andiamo a guardare, non è successo nemmeno negli anni passati, quando tutto era sereno. Quindi per cortesia, non allarmatevi. Io vorrei che lavorassimo tutti in un clima più sereno e più costruttivo e più in sinergia. Qui nessuno vuole togliere meriti a nessuno e nessuno vuole accusare nessuno. Ci tengo solo a precisare questo. Una cosa, lavoriamo con sinergia e per raggiungimento degli obiettivi comuni. I vostri suggerimenti per noi sono oro colato, perché abbiamo bisogno di suggerimenti. Perfetto, però bravissima. Non li mettete, io no, volevo dire solo una cosa al consigliere Puma. Sì, chiudiamo. 5 minuti, 2 minuti. Due minuti, dai. Volevo dire solo una cosa al consigliere Puma, che non le metta sotto l'aspetto di pungolamenti, perché noi non abbiamo bisogno di essere pungolati. Mettiamole su un piano di collaborazione reciproca, perché il fine è quello che vogliamo tutti, il fine è non creare problemi alle persone, agli utenti. Dottoressa, io però devo farlo un inciso. Ho chiuso. Io voglio fare solo una chiusura che va sempre nell'ottica di miglioramento e di confronto. Lei può scegliere la maniera più idonea per lavorare, anche da casa. Se poi mi vuole onorare una volta alla settimana, se vuole farlo, attenzione. Presidente, scendere, ascolti, dottoressa, un attimo solo, in consiglio, per un confronto utile e proficuo ai fini dell'attività amministrativa, io le posso dire solo grazie.
Io le posso dire solo grazie. Presidente. Ad esempio, dottoressa, mi concentro su un aspetto e chiudo. Poi chiedeva la parola a Puma, però dobbiamo stringere. E basta, io ho finito. Poi, ad esempio, l'ho sollevato il problema dei verbali. Io entro giorno 6 maggio voglio tutti i verbali sulla mia scrivania. Entro il 6 di maggio. È un input che, attenzione, non è un rimprovero a lei, si lungi dal pensare, ma voglio tutti i verbali delle sedute precedenti sopra la mia scrivania. O sopra la mia scrivania o nel mio file, li voglio tutti pervenuti. Ok, lo dico giusto sempre per quella volontà di portare avanti un'azione amministrativa che ci vede tutti i partecipi. Puma, 2 minuti e poi chiudiamo. Presidente, grazie, sarò brevissimo. Dottoressa, se lei va a risentire il mio intervento di ieri, era aperto appunto a quello che diceva lei, a una ampia collaborazione da parte di tutti. Però mi consenta, delle due l'una, se non c'è bisogno di pungolo, come ho detto io, allora lo sprone che si è dato ieri non è servito a nulla, perché delle due l'una, dottoressa, se ieri spronando si è divenuta qualche cosa, bisogna che noi pungoliamo costantemente. Se l'ufficio lavora e lavora diciamo a ritmo pieno da solo, lo sprone che noi abbiamo dato ieri non è servito, perché anche oggi ci sarebbero state le 30 pratiche pronte per l'INPS. Soltanto questo era per chiarire, dico, non volevo passare io per l'accusatore. Ieri ho mitigato un po', diciamo, quelli che erano gli animi esacerbati, secondo me. Dico, ma oggi bisogna chiarire, perché le parole hanno un peso, e se noi diamo il giusto peso, oggi ho sentito che dopo lo sprone di ieri, oggi sono partite le 30 pratiche. Quindi se bisogna spronare o pungolare qualcuno, evidentemente c'è qualcuno che ne ha di bisogno. Quindi abbiamo detto qualche parola di libertà, magari senza che avesse un peso specifico nel discorso. Grazie. Signor Presidente, signor Presidente, si sarà allontanato, dottoressa. Ah, perché non sento più niente. Arrivo, io sono qua, scusate. Allora, signor Presidente. Sì. Allora, io... Possiamo chiudere, dottoressa, ho dato una... No, le volevo rispondere al suo invito di venire in circoscrizione, se le permette. Sì. Lei mi ha fatto un invito e io le sto dicendo, anche per prenderci un caffè, ma io le sto dicendo che sì. Sono che io non mi sono mai rifiutata di scendere in circoscrizione, nonostante mi abbiano messo in posizione di lavoro agile, che va sono bene. Disponibilissima, e lei lo sa benissimo che sono disponibilissima quando me lo chiede a scendere in circoscrizione. Quindi per me non ci sono problemi. Ma poi penso che noi abbiamo stabilito anche una linea di intenti, diciamo. Quindi vi voglio rassicurare che state tranquille per le mie firme e per la mia vigilanza, non mancherà né da casa e nemmeno venendo in circoscrizione, e che le pratiche di maternità entro un mese sarà tutto azzerato. Grazie. Ripeto, cosa che magari gli altri anni in tempo semplice e sereno magari non è successo. Non si preoccupi, quindi... non ci dilughiamo, abbiamo fede e siamo convinti che le cose miglioreranno in un confronto utile, proficuo e costruttivo. Benissimo. Voglio passare alla consigliere Cusimano, mi diceva l'ordine dei lavori. Io farei una cosa, considerato l'urgenza nell'espressione del dare parere, diciamo l'espressione di parere, io tratterei subito immediatamente la funzione espositiva e consultiva ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sul decentramento, dove mi è pervenuto l'ordine del giorno da parte dei consiglieri firmatari, il capogruppo di Forza Italia, il dottore Guttuso, Natale Pum e l'avvocato Megna. Io darei, se siete d'accordo, considerato che già il regolamento l'abbiamo sentito, io ascolterei, diciamo, i proponenti l'ordine del giorno, quindi Guttuso, se ci sei, hai facoltà di intervenire, aggiungendo che avete avuto modo di prendere atto del discorso, diciamo, dell'allegato della tabella,
che inviterei, perché il consigliere Cusimano aveva dato un suggerimento, che era quello che la tabella doveva, invio della tabella deve seguire un iter ben specifico dal punto di vista amministrativo. Se il consigliere Cusimano è d'accordo, superando questa impasse, usciamo con questa espressione di parere, avendo l'accortezza per le prossime volte sulla regolarità di trasmissione degli atti, che assume una funzione necessaria e indispensabile da seguire dal punto di vista dell'azione amministrativa a cui lui richiamava nelle sedute precedenti. Una volta che è arrivata sì. Un attimo solo, Cusimano, dimmi. Un attimo solo, Cusimano, dicevi? Cusimano? Presidente, è chiaro che magari per il futuro. Ok, io la ringrazio. Saranno, penso. Se abbiamo comunque certezza che il documento è integro, l'allegato è quello. Dottoressa, conferma che l'integratezza dell'allegato trasmesso dal comando di Polizia Municipale, che poi è passato, diciamo, in acquisizione, devo dire, della mia email, perché forse nemmeno è arrivata la settima, voglio puntualizzare, perché la richiesta l'ho fatta io. Dico, manifesto, insomma, do adito al fatto che l'allegato sia corretto, diciamo, inviato dalla segreteria, più che altro. Va bene? Gottuso, prego. Grazie, consigliere. Allora, su questo, Presidente, una volta che può capitare, alle volte che non tutto il fascicolo arriva per intero, quindi manca un pezzo, uno lo richiede, poi lo invia e poi si esprime il parere. Indubbiamente. E allora, diciamo, noi abbiamo presentato il primo ordine del giorno, che poi abbiamo presentato il secondo, che va a sostituire. Sì. Se vuole consigliere Gottuso, lei mi dà parola, io leggo la parte finale, va bene? La parte finale, considerato che già l'avevamo letto tutta. Sì, la parte finale credo che sia meglio leggerla, perché non ce l'ho sotto mano. Allora, facciamo una cosa. Io ora no, facciamo una cosa, perché io forse l'ho messa pure all'interno dello schermo, così la leggiamo tutti. Aspetti. Perché forse già l'ho caricata pure all'interno dello schermo. Vediamo se così fosse. Così. E allora. Questo è l'ordine del giorno, di come si chiama. La prendiamo, comunque ci arrivo lo stesso. Se pazientate un poco, io ci arrivo, però ho bisogno dei miei tempi. E allora, guardate, per garantire iniziative da attuare. Ecco, l'ho trovato. Aspettate. No, non è questo. È qua, l'ho trovato. E allora, Gottuso, dovrebbe essere questo, che poi ho caricato, giusto per darne poi... Vediamo nella parte finale. Se richiama l'allegato A, è questo, se no lo prendo dall'email. Vi chiedo un po' di pazienza, perché mi passano pomeriggi interi al lavoro. Ecco, perfetto. Ok, lo vedete? Sì. Consiglieri, se mi date riscontro, lo vedete l'atto? Sì, io lo vedo. Ok, allora, così la leggiamo tutti. Il consiglio della settima circoscrizione approva questo ordine del giorno esprimendo parere favorevole qualora il regolamento per la disciplina dei servizi a pagamento resi dalla Polizia Municipale a favore di terzi escluda da pagamento i servizi resi da Polizia Municipale per i grandi o piccoli concorsi pubblici, per la gestione del traffico per i lavori delle aziende partecipate, per le manifestazioni di carattere sociale, culturale, scientifico, sportivo e di promozione del territorio e di interesse pubblico organizzate da soggetti non aventi scopo di lucro e non li consideri mai a regime straordinario, già che il comando a conoscenza degli stessi a tempi sufficienti per programmare l'ordinario. Riveda al ribasso tutte le tariffe dell'allegato A, inserisca un modello di richiesta preventivo con l'indicazione delle coordinate bancarie e postali della tesoreria comunale a cui il richiedente dovrà effettuare il pagamento, sia del costo del preventivo, che non potrà essere superiore a 20 euro, sia del costo del servizio da allegare al momento della presentazione dell'istanza. Modifiche nel modello della domanda, il periodo formato dalle parole. E allora, qui va a modificare proprio un trafiletto, laddove dice: pertanto si demanda a codesto comando di valutare quante unità e quali mezzi un pagamento a totale carico dell'istanza in base alle tariffe comunali vigenti stabilite dal regolamento comunale per la disciplina
la Polizia Municipale in favore di terzi, che dichiara di aver letto e di conoscere con le parole, si allega copia del pagamento effettuato secondo quanto previsto dal vostro preventivo numero del. E allora, proponenti, dal capogruppo ai proponenti, chi vuole intervenire ha facoltà di farlo. Allora, lo spirito di questo ordine del giorno, come le avevo anticipato, è legato al fatto che noi che abbiamo messo da parte un pochettino la polemica politica sul fatto, e sulla protesta più che polemica, la protesta politica sul fatto di non essere ancora il decentramento e quindi votare sempre pareri in maniera negativa. Quindi da questo punto di vista siamo entrati nel merito e vogliamo appunto dare il nostro contributo. Nella fattispecie, che cosa abbiamo rilevato tuttavia? Tuttavia che ci sono una serie di anomalie, cioè di una serie di visioni inaccettabili, le quali appunto fare pagare all'AMAP piuttosto che ad altre società partecipate la gestione del traffico per un'eventuale di sotturazione di una condotta fognaria, fare pagare per per la manifestazione di carattere culturale, di carattere sportivo, di carattere sociale, svolto da soggetti che sono da associazioni senza scopo di lucro, così come allora fare pagare per le manifestazioni legate ai grandi concorsi. Tuttuso, non la sento più. Tuttuso, la sento male, deve ripetere questo ultimo periodo, che la sento male. La sentiamo male. Realizzati senza gravare sulla tasca, poi alla fine sarebbero dei partecipanti. Infine, le tariffe che ci sono nella legislatura a me sembrano assolutamente troppo esagerate. Quindi queste tariffe devono essere riviste al ribasso e poi occorre necessariamente che se un privato vuole realizzare una manifestazione, occorre che prima manda appunto al comando a quest'ordine, sì, come diceva appunto la nota, quella che è la proposta di manifestazione, con quanti partecipanti ci saranno e quant'altro, e di conseguenza va a arrivare un preventivo, dice: a me questa manifestazione quanto mi costa? Una volta che arriva questo preventivo, che dovrà essere ovviamente non a titolo gratuito, ma un piccolo costo, ripeto, di 20 euro, uno ha già le idee di quanto dovrà spendere per quel tipo di manifestazione. Successivamente fa l'istanza per avere questa la presenza dei vigili urbani e allega in quel caso il preventivo che è stato pagato, dove appunto deve essere pagato e quindi gli esseni della tesoreria comunale, tutto questo devono essere in conto. Non si può andare poi quella modificazione perché in quel caso significava quasi che io faccio l'istanza e poi e quindi emetto un assegno, poi sarà il comando che mi dirà quanto devo scrivere io su quell'assegno, ma questo lo devo sapere prima di prendermi quell'impegno di fare questo tipo di richiesta. Non so se sono stato chiaro. Quindi prima avere il preventivo e poi successivamente, perché può darsi che il preventivo mi è così oneroso, io posso modificare la manifestazione o se la manifestazione oppure non fare più la manifestazione, se io avevo in mente cioè se praticamente ritengo troppo oneroso la presenza dei vigili urbani. Quindi queste sono le motivazioni, anche se perché questo lo voglio sottolineare, tutti questi punti sono negativi per quanto riguarda, per favore, si sente, scusate se qualcuno si sente uno squillo di telefono, se qualcuno per favore può. Dicevo io, se cosa succede?
se praticamente una volta che ci sono tutti questi punti negativi in questo regolamento, ero tendenziosamente portato anche qui ad esprimere un parere contrario, però voglio, ripeto, per quanto detto prima, vogliamo esprimere ugualmente un parere favorevole, condizionato a che questo regolamento venga modificato nella direzione che noi andiamo a, se verrà approvato dal Consiglio, abbiamo appunto proposto. Cos'è il suo rumore? Chiede parola. Scusate, sento un rumore sotto. Che un squillo un cellulare. Non lo so cos'è. La coscienza dal mio. Sento malissimo. Sento rumore. Ecco, pure io. Ora, adesso ci siamo, ok. Allora, aveva chiesto di intervenire il consigliere Scafidi. Consigliere Scafidi. Sì, presidente. Sì, la posso interrompere un secondo, consigliere Scafidi? Sì, prego, prego, prego. E allora, io avevo avuto modo, vediamo se riesco ad interpretare quella che poteva essere il suo intervento. Lei era contrario a prestazioni a pagamento per quanto riguarda l'ambito religioso, ok? Confraternite, eventi, manifestazioni a carattere religioso. Mi corregga se sbaglio, giusto? Presidente, è giusto, però una volta che è arrivato l'allegato A, vedendo le tariffe, sì. Secondo me è assurda, sono tariffe assurde. Parliamo noi di 30, 35, 40 euro l'ora ad ora per un operatore. Però guardi, consigliere Scafidi, ascolti, io le leggo il punto, volevo finire questo ragionamento. Il punto è dell'articolo 3, che mi sono documentato subito dopo l'osservazione fatta da lei. Rientrano tra le prestazioni escluse i servizi finalizzati allo svolgimento di eventi di carattere politico, sindacale e religioso. Sì, sì, no, quello non l'ho presentato più di fatto. Ok, quindi è superato, va bene, è superato. Sì, okay. sì, io sto allora, diceva parlando così, adesso... Può continuare la sua esposizione, prego. Sì, sto parlando dell'allegato A delle tariffe. Sono tariffe inverosimili. Cioè noi partiamo da 30, 35, 40 euro l'ora per ogni operatore di polizia municipale. Ora, dico io, secondo me sono tariffe assurde, anche lo stesso noleggio delle transenne. Noi parliamo di 5 euro giornaliere e 1 euro l'ora. Cioè quando un privato a 2 euro ti fa lo stesso servizio. Dico, secondo me è improponibile un parere del genere. Cioè se la gente è obbligata a rivolgersi alla polizia municipale per far fronte ad una chiusura al traffico, per organizzare una maratona, faccio un esempio, la maratona di Palermo, aspetta, dove servono 10.000 transenne. Io devo aspettare? No, prego, proceda. Dove servono, 10.000, dove servono 10.000 transenne, okay, per effettuare la manifestazione, la maratona di Palermo, a un costo di 5 euro giornaliere più 1 euro l'ora, cioè sono per me tariffe inapplicabili. Lasciamo stare le altre manifestazioni, ma veramente 30 euro l'ora per un operatore di polizia municipale, per carità, tutti meritati, non lo metto in dubbio, ma è un costo troppo esoso. Si dovrebbe andare incontro per incrementare il turismo, per incrementare le manifestazioni, per incrementare lo sport, per incrementare tutte quelle manifestazioni appunto che possano dar luce e lucro a uno sviluppo maggiore del nostro territorio. E cosa facciamo? Imponiamo il pagamento di una tariffa, come ripeto, per me inverosimile, a un organizzatore che vedrà logicamente vanificare il suo sogno di realizzare quella manifestazione, perché è improponibile. Quando si va a chiedere 180 euro per il rilievo planimetrico di un sinistro, cioè, per me è assurdo, sono tariffe assurde. La ringrazio. Perciò io, anche se sono d'accordo all'ordine del giorno presentato, mi vedo stretto ad astenermi e voterò contrario al parere.
Ok, chiaro, è stato chiaro nella sua espressione di voto. È Gottuso per una questione di praticità, anche per chi deve poi verbalizzare. Siccome il suo audio è stato disturbato durante l'esposizione in taluni tratti, noi possiamo dire che la sua esposizione non fa altro che riecheggiare i punti assunti all'ordine del giorno, così chi verbalizza ha modo, diciamo, di attenersi a quello, va bene? Non la sento, Gottuso. C'ha l'audio, forse c'ha l'audio disattivato, può verificarlo? Attivi l'audio, Gottuso. Sì, allora, aspetta, mi sente? Sì, adesso sì, Mi Gottuso, prego. sente? Sì. Perfetto. Non ho capito l'ultimo passaggio, quello che lei diceva. Dicevo, siccome era Cosa dicevo? disturbata durante la sua esposizione l'audio, dico, possiamo confermare la sua esposizione che va verso la direzione dei punti assunti all'ordine del giorno, giusto? Sì. Vabbè, quello, Va bene, in linea di massima, dico. Per una cattiva audio, per un cattivo audio. Chiedeva di intervenire la dottoressa Megna, ha facoltà di intervenire, prego. sì, Presidente, quella che non si è, il mio intervento è volto a condividere innanzitutto quanto espresso da Gottuso, che è stato oggetto infatti poi di emendamenti dal consigliere Gottuso e dagli altri colleghi firmatari degli emendamenti dell'ordine del giorno. Noi avevamo chiesto infatti sia alcune esclusioni che vanno al di là di quelle che lei ha appena elencato dell'allegato, che si parla soltanto di manifestazioni sindacali, politiche e religiose. A nostro avviso la platea delle esenzioni, appunto del pagamento di queste tariffe, dovrebbero anche essere estese a manifestazioni di tipo culturale, scientifico, di promozione del territorio, quindi anche legate al turismo, di tipo sportivo. Comunque, in ogni caso, tutte quelle iniziative non aventi scopo di lucro. Effettivamente, anche quanto ribadito dal consigliere Scafidi, ritengo che venendo appunto appreso adesso l'entità delle tariffe, si tratta di tariffe comunque piuttosto, diciamo, abbastanza esose per il cittadino, che andrebbero quindi a gravare anche laddove ci sono magari delle manifestazioni, dico, a scopo di lucro, però bisogna anche considerare il fatto che effettivamente anche per quanto riguarda il rilievo di un sinistro, che lì certamente non c'è comunque c'è comunque un problema, un disagio, un incidente, appunto, anche di 180 euro sembra anche un costo eccessivo, appunto, a carico del cittadino. Quindi ci sono una serie di profili che sicuramente invitano, secondo me, a una riflessione al Consiglio circa appunto la validità di questa tipologia di parere, avendo appunto appreso adesso l'entità anche delle tariffe, ribadendo comunque che la necessità che per quanto possa esserci comunque la necessità del pagamento, appunto, però questo chiaramente deve essere proporzionata e non deve certamente gravare troppo rispetto appunto alle tasche comunque dei cittadini. La ringrazio, dottoressa Megna. Se era iscritta a parlare il consigliere Galioto, ha facoltà di intervenire, consigliere. Sì, Presidente, io ritorno pure sulla questione tariffe. A me sembrano abnormi, veramente. Considerate che intanto le manifestazioni di solito si fanno nei giorni festivi, per cui andare a pagare 35 euro l'ora a un personale di categoria D. Facciamo un esempio: due persone e un'autovettura vengono a costare su per giù sulle 300-400 euro al giorno, in una giornata. Sono cifre abnormi, secondo me, Presidente, per cui io voterò contrario, mi asterrò per l'emendamento del consigliere Ottuso, ovviamente, e voterò contrario al parere. Ma Ok. esclusivamente per queste tariffe che personalmente trovo, ripeto, abnormi. E devo dire, consigliere Galioto, giusto per spendere una parola al suo intervento, devo dire, lascia margine il tipo di intervento, che se c'è c'è diciamo, come dire, un ampliamento in termini di ore di servizio, ok? Altro che preventivo. Si va oltre e quindi ha un tariffario che poi subisce variazioni in corso d'opera, ok? Per un servizio reso anche successivamente. Prego, consigliere Cusimano, ha facoltà di intervenire, aveva chiesto parola. Sì, Gliela do, prego. Presidente, consiglieri,
questo regolamento non fa altro che aggravare le spese per la collettività. È vero che in altri comuni d'Italia sono stati istituiti questi regolamenti, ma proprio per istituire il pagamento di alcuni servizi erogati alla Polizia Municipale. Personalmente le posso dire che la città di Palermo ha bisogno di incentivi. Tutto ciò che promuove il territorio, tutto ciò che tutte quelle manifestazioni che vengono fatte sul territorio comunale non dovrebbero, come dire, avere ulteriori aggravi. Anzi, bisognerebbe ridurre i costi che già comunque gli organizzatori che promuovono la città di Palermo promuovono con iniziative e manifestazioni, praticamente sono costretti a pagare. Presidente, poi si va veramente, si passa veramente sull'assurdo quando la società municipalizzata che fa degli interventi e chiede l'ausilio della polizia municipale deve pagare alla polizia municipale, quindi è il comune che paga il comune, che poi praticamente tutto questo si aggrava viene caricato sulle spalle dei cittadini. Presidente, io personalmente non ce la faccio a votare un regolamento del genere. Ringrazio i consiglieri che oggi ci sottopongono una modifica al regolamento o comunque una proposta di modifica al regolamento con questo ordine del giorno, per il lavoro che hanno comunque espletato, ma personalmente non c'è motivo di esistere, quindi per me questo regolamento non deve, non può che andare avanti. Non può andare avanti una cosa del genere. Io personalmente mi asterrò per il voto di questo ordine del giorno perché non condivido il regolamento e voterò contrario questo regolamento. La ringrazio. C'erano altri iscritti. Natale Puma, consigliere Puma, prego. Presidente, colleghi, io penso di potervi diciamo rincuorare su una faccenda. Quando nell'emendamento che noi abbiamo proposto dovrebbe anche esserci la variazione di intervento da extraordinario a ordinario. Io non avevo visto le tariffe, però naturalmente, essendo anche un sindacalista, so che il lavoro extraordinario viene pagato in più rispetto a quello ordinario. Ora, cosa voglio dire con ciò? Se venisse approvato il nostro emendamento con cui si chiede che il lavoro sia ordinario, le tariffe dovrebbero sicuramente abbassarsi perché non c'è più un andare a pagare un operatore di polizia con un lavoro che è extra le sue ore, diciamo, settimanali di lavoro. Quindi io penso che loro andrebbero naturalmente a rimodulare quelle che sono le tariffe. Quindi questo era il mio intervento volto un po' a chiarire questo aspetto. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Puma. Se non ci sono altri interventi al riguardo, io voglio pure associarmi a quella linea di condotta che è stata quella del mio capogruppo, volendo lanciare veramente un monito di compiacimento a quel tipo di azione che è stata profusa da parte del capogruppo e dei consiglieri proponenti nel predisporre un ordine del giorno che andava verso una direzione migliorativa di sicuro, ok? Però richiamo a quel senso di responsabilità a cui richiamava il mio capogruppo, cioè chi redige un regolamento deve avere una visione globale
di azione che già deve essere di per sé frutto di un ragionamento eco, responsabile, ok? Qua l'unica cosa che va in questo regolamento, che va subito ad essere percepito e probabilmente condiviso, è il tipo di prestazione resa trova giustificazione per le manifestazioni private. Ma se guardiamo poi tutto quello che c'è dentro, cioè il corrispettivo che devono pagare le società partecipate, sembra una partita di giroconto. E noi non possiamo condividere e votare un regolamento che probabilmente va cambiato anche in altri punti, ok? Quindi anche io mi associo a quella linea di votazione che aveva espresso il mio capogruppo, pur condividendo quell'azione propulsiva, migliorativa e di intento molto encomiabile che avevano dato, che hanno dato i presentatori dell'ordine del giorno. Prego, se non ci sono altri interventi, io dichiaro chiusa la discussione generale e procedo. Dottoressa Lobocchiaro, mi segua, però dottoressa Lobocchiaro, devo rilevare che già, e chiedo in questo la collaborazione degli scrutatori, che già in un orario compreso tra le 11.30 e 11.35 non erano più presenti, non so se lei ha avuto modo di verbalizzarlo, sia il consigliere Armetta che il consigliere Costantino. Me ne dà conferma, dottoressa Lobocchiaro, quantomeno scrutatori, se avete avuto modo di... che diventa tutto più difficile, devo dire. Sì, Costantino già era uscito da... Già era uscito, anche Armetta. Quindi l'orario approssimativo per me era le 11.35. Dico, se lo vogliamo attestare in modo tale che trova... Ok, sì. Allora, dopodiché, la presenza degli scrutatori in Galioto, Cusimano... Allora, Cusimano, Galioto... Gottuso, mi sembra che siano tutti presenti. Procederei prima alla votazione dell'ordine del giorno e poi dell'espressione di parere. E allora si vota l'ordine del giorno. Presidente, d'accordo? Mi prego. Se la interrompo. Prego. Possiamo seguire l'iter dell'appello? Sì, ma necessario. La ringrazio per il suggerimento che a volte può anche sfuggire. Allora, appello, si vota l'ordine del giorno, dottoressa Lobocchiaro. Proceda. Sì, votazione bene. Dell'ordine del giorno. Armetta assente, scrutatori se richiamate assente, voi assente, Armetta. Assente. Costantino presidente, assente. La interrompo, chi sono gli scrutatori? Sono, l'avevo detto poc'anzi, Galioto, Cusimano e Gottuso, tutti presenti. Grazie, prego. Può esserci errore, presidente. Io avevo segnalato questo, tranne se non mi ha dato sotto mano un altro verbale. Dottoressa Lobocchiaro, lo verifica per favore. Non era scrutatore, presidente. Vedi, verificate. Allora, gli scrutatori che le avevo nominato erano Sandovalle, Cusimano e Megna. E allora mi è passato un altro foglio, scusate, meno male. Grazie, Sandovalli. Sono molto attento, è stato molto collaborativo, consigliere Sandovalli. Quindi Sandovalli, Megna... Sandovalli, Cusimano e Megna. Sandovalli, Cusimano e Megna. Precedo. Allora, Sandovalli presente, Megna presente, Cusimano presente. Prego, dottoressa, mi scusi di questa defaianza. Prego. Posso chiamare l'appello? Diciamo, chiami al sistema di votazione. Quindi quando chiama l'appello, il soggetto dice quello che vota. Prego. Allora, Armetta. Assente. Armetta. Assente. Assente. Armetta assente. Costantino. Assente. Assente. Cusimano. Presente. Voto. Mi astengo dal votare l'ordine del giorno. Fiore. Astenuto. Galioto. Presente e astenuto. Gottuso. Favorevole. Megna. Megna. Pronto, pronto. Pronto. Consigliere Megna, c'è? Megna. No, assente. Ma Megna era scrutatore. Vediamo se rientra, un attimo di pazienza, che magari è un problema di linea, un attimo solo, scusate, ma purtroppo questo sistema telematico ci induce a,
a riprendere certe volte anche il sistema di votazione. Non era in programma, ma allora, facciamo una cosa. Presenza del numero legale 2. Ecco, Megna, è rientrata Megna. Allora, Megna, votazione dell'ordine del giorno. Dottoressa Lobocchiaro, richiami lei. Megna, togli l'audio, attiva l'audio, Rossella. Consigliere Megna, mi sente? Non riesce a togliere l'audio, vediamo se riusciamo a vederla, magari gli dico di lanciare... Rossella, ascoltami. Scusate. Ok, sì. Perfetto, va bene. Consigliere Megna, votazione. Ordine del giorno, Rossella, eravamo alla votazione dell'ordine del giorno. Favorevole, presumo, giusto? Sì, sei una presentatrice. Sì, sulla base degli emendamenti da noi presentati. Sulla base dell'ordine del giorno. Esatto, anche sulla base delle nostre tariffe, della modificazione ordinaria e delle esenzioni per iniziative non aventi scopi di lucro, nonché anche per tutte le altre modifiche presentate. Ok, grazie, prego, proceda, dottoressa. Consigliere Puma. Presente, favorevole. Sandovalli, l'audio. Presente, favorevole. Ok. Scaffidi. In questo momento assente. Scafidi sta partecipando, è qui. Un attimo. Okay. Scafidi ha lasciato la riunione. Ok. E allora andiamo a rilevare, diciamo, il sistema di voto e i voti riportati. Prego, dottoressa, e scrutatori, se avete segnato? Scrutatori? Sì, Presidente. Siete in grado di se no, diciamo, coinvolgo anche la dottoressa Lobocchiaro. Come si sono svolte le votazioni, dottoressa Lobocchiaro? Presidente Sandovalli, sono 4 favorevoli, 3 astenuti. Perfetto. Gli astenuti sono Cusimano, Galioto e Fiore. Bravissimo. Perfetto. I favorevoli sono facciamo una cosa. Pronto? Sandovalli. Mi dica, Presidente. Perfetto. Dottoressa Lobocchiaro, ha preso nota di ciò? Allora, a me risultano 4 favorevoli, 3 astenuti e 3 assente. Perfettissimo, giusto, conferma quello che dice. Se deve segnare gli astenuti, li vuole scrivere che il consigliere Sandovalli l'ha comunicato? Sì, gli astenuti lo so chi sono. Sono Cusimano, Fiore e Galioto. Perfetto, gli altri favorevoli, perfetto. Allora, considerato l'esito della votazione, l'ordine del giorno viene approvato. Ok, procediamo ora alla votazione dell'espressione di parere. Allora, chi è d'accordo, chi è astenuto e chi è contrario. Io procederei di nuovo con lo stesso sistema, dottoressa. Sì. Un po' di pazienza, ma utile, necessario e indispensabile. Prego. Ho bisogno di un attimo perché si sta attaccando il telefono, un attimo solo. Prego, aspettiamo. Chi è che è entrato adesso? Che dice che sentite? Adesso ti sentiamo, Alessandro, ti sentiamo. Sì. È riuscito di nuovo. Avrà problemi di linea. Sì, infatti. Allora, quando è pronta può procedere, dottoressa, può procedere se vuole. Allora, Armeta? Assente. Assente. Costantino? Assente. Assente. Cusimano? Presente, contrario. Contrario. Pronto? Fiore? Contrario, presente. Contrario. Galioto? Presente, contrario. Contrario. Pronto? Guttuso? Presente, favorevole. Favorevole. Megna? Presente, favorevole. Favorevole. Puma? Presente, favorevole. E Sandovalle? Presente, favorevole.
Cafide. Cafide c'è. Contrario, scrive, non mi sentite. Ma non riesce forse a comunicare. Pronto? Sì, pronto. Guarda, Alessandro, Cafide. No, non sento. Consigliere Cafide. Vabbè, l'ha scritto, dottoressa, ha scritto contrario. Ha scritto, guarda, ha scritto contrario. L'ha scritto. Ha scritto contrario. Contrario. Allora, se gli scrutatori confermano, io ho due assenze. 4 favorevoli e 4 contrari. 4 favorevoli e contrario, 1, 2 e 3. E 3 contrari. 4 contrari. 4 contrari, 4 favorevoli, 4, 2 assente. Dottoressa. 4 favorevoli e 2 assente. Ok, quindi siamo 10, 4 contrari, faccio un riepilogo, 4 favorevoli. Stavo chiamando per trasere, buttare. Il consiglio non approva, mi conferma l'esito della votazione, non approva. Posso, bocciato. Niente. Bocciato. Non sì, approva. Non approva. No, sì, non c'è il numero. Non approvato. Ok. Possiamo proseguire? Se la dottoressa quando è pronta me lo dica, dottoressa, perché è difficile seguire. I soli sono io. Che c'è, Natale? Hai l'audio aperto? Che cos'è Oricinuiti? Ha questi audio aperti. Ah, questi audio. Mi raccomando l'utilizzo pure della chat, che le chat vengono pure pubblicate, vi do questa informazione che è necessaria, le chat camminano, vengono pure pubblicate le chat, quindi senza uscire nei margini di contenuti spropositati, entrambe nei margini dei contenuti spropositati, che sennò combiniamo un papocchi, purtroppo questi audio. Malandrini. Giovanni, ok, c'è Scafidi che fa entra, esce, mi sentite, ci sono, non ci sono, io ho un'impresa. Ha problemi il collega con la linea. Quindi presidente, sì, c'è stato un pochino di confusione, quindi non si preoccupi. Il consiglio esprime parere negativo. Ok, va bene, conferma. Sì, sì, chiarissimo. Ok, io procederei, vi ricordo, qualora non l'avessi fatto, mi è arrivata un'email, vi ne do comunicazione, circa la disponibilità da parte dell'assessore Mattina a presiedere alla videoconferenza, probabilmente l'ho dimenticato, ecco. Lo dico adesso, in un orario compreso tra le 10.30 e le 11.30 di domani. Quindi mi raccomando, preparati su quelli che possono essere i quesiti, avevo dato un input all'inizio. Quello di i capigruppo farsi portavoce domani anche per un problema di tempi, nell'avere le idee chiare per le domande da sottoporre all'assessore che ci elogerà della sua presenza per un'ora, in un orario compreso fra le 10:30 e le 11:30. Allora continuiamo, se lei è pronta, dottoressa. Presidente, continuiamo con i lavori d'aula. Presidente Sandovalli sono, manca il numero legale. Verifichiamo la presenza del numero legale, dottoressa. Chiamiamo di nuovo l'appello. Armetta? Assente. Assente. Costantino? Assente. Cusimano? Presente. Fiore? Presente. Mi sento. Carioto? Presente. Gottuso? Assente. Scrutatori seguiti. Megna? Armenia assente. Assente. 3, Uma 5. Assente. Sandovalle presente. Scafidi presente. Scafidi presente, è scritto 5 presente. Constatata la mancata della presenza del numero legale, la seduta è aggiornata ad un'ora. Galiotto, prego. No, parlavo, diceva Scafidi che non si la sente. Seduta è aggiornata ad un'ora, quindi alle 13.12. Dottoressa Lobocchiaro, ci collegheremo alle 13.12 per constatare se c'è continuità all'azione, diciamo, della seduta. Perfetto. Di consiglio. Lo faremo, ora le mando un link adesso di ulteriore convocazione, va bene?
Va bene, grazie. D'accordo. Grazie a lei. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Dottoressa Lombocchiaro? La registrazione. La registrazione. Sì, volevo chiedervi un supporto. Scusate, Ferdinando. Sì. Tu che hai più dimestichezza con i mezzi, proprio la lascio aperta la registrazione per acquisire una conoscenza che non ho. Dico, nel momento in cui io devo fare l'aggiornamento della seduta, parte un secondo video oppure lascio, cosa faccio? Lascio, interrompo e poi la riprendo e lascio il link aperto questo. No, guarda, per un'ora non penso. Hanno detto che per, dopo un'ora bisogna chiudere e rifare. E riapro di nuovo, quindi faccio un'ulteriore convocazione. Ecco, che non ricordavo questa procedura, va bene. Grazie, Presidente. Buona giornata a tutti. Un attimo, la seduta è chiusa. Scusami, la seduta è riaggiornata ad un'ora, va bene? Presidente, io poco fa. Aspetti un attimo che interrompo, dottoressa, un attimo solo, che interrompo la registrazione e poi parliamo un attimo. Scusate, già. Quindi riaggiornamento ad un'ora. Un attimo. Un attimo.